Ciao ragazzi, bentrovati. Oggi siamo qui per tarare questa nuova carabina che ci servirà per un nuovo progetto, ma vi spiegherò alla fine del video di cosa si tratta. Parliamo di una carabina Winchester. Il modello è una Expert Threaded, ovvero con canna filettata alla fine. Abbiamo questo tappino che va a coprire una filettatura che ci permette, laddove è consentito, nei paesi dove è consentito, ci permette di andare ad applicare degli accessori, dei moderatori di suono, insomma silenziatori, eccetera eccetera. È una carabina in calibro 22LR, canna da 457 mm, ovvero 18 pollici, passo di rigatura 1:16, che poi che cacchio ve ne frega saperlo non lo so, però era carino da dire. Parliamo invece di qualcosa che ci interessa di più. Allora, è una carabina molto piccola e maneggevole, molto leggera. Questa è un plus per, soprattutto per chi inizia, no? Per chi deve prendere un po' di confidenza con questa tipologia di armi. È un sistema bolt action, il fusto è completamente in polimero ed è molto personalizzabile. Anche questa è una cosa abbastanza interessante, ovvero tramite questi accessori c'è la possibilità di andare a correggere la distanza, la lunghezza del calciolo e l'altezza sul punto di appoggio della guancia. Sul fusto è prevista inoltre una piccola slitta che ci permette di andare ad applicare eventuali accessori come per esempio un bipiede. Il gruppo di scatto, nonostante sia una carabina comunque con un prezzo molto accessibile, è veramente ben fatto, ovvero è regolabile sia nella precorsa che nel tempo di scatto e peso di scatto e con l'asso di retroscatto. Quindi abbiamo la possibilità di impostare uno scatto molto pulito e preciso con dei tempi molto netti. Proseguendo sul fusto abbiamo lo sgancio caricatore che è ambidestro, attivabile da entrambe le parti, arretrando questa slitta rossa, ma anche da sotto abbiamo la possibilità di sganciare il caricatore arretrando la levetta di sgancio. La carabina è prevista di un sistema di puntamento con mire metalliche, per questo motivo qui sulla canna non è previsto alcun attacco. C'è la predisposizione però per poter montare degli attacchi direttamente sulla canna o montare una slitta Weaver direttamente sulla canna, così da poter andare ad applicare eventuali sistemi di puntamento differenti che possono essere l'ottica, un red dot o altro. Per quanto riguarda il caricatore, abbiamo un caricatore da 10 colpi, quindi la capacità dell'arma sarà da 10 colpi più un colpo camerato, ed è un caricatore rotante, quindi vuol dire che spara anche mentre rotoli proprio. Vabbè, questo al limite la tagliamo. Per quanto riguarda i comandi sicura, abbiamo detto essere una carabina bolt action, e una volta armata il comando di sicura lo troviamo qui in questo punto, quindi comodo da attivare e disattivare, ci permette di inibire l'esplosione del colpo o la possibilità di fare fuoco. Per questa prova abbiamo montato un'ottica della Kite Optics, il modello è una Kite RO B6LR 23i Black 3 18x50. Ma che cacchio vuol dire tutta sta roba? Adesso ve lo spiego. Allora, RSCO B6LR è il modello dell'ottica. 23i è il tipo di reticolo, che è I perché è illuminato. Dopodiché abbiamo 3.18, black perché è black. 3.18x50 sta a significare che abbiamo ingrandimenti variabili e quindi regolabili da 3 a 18x e il diametro della lente in uscita è di 50 mm. L'ottica è dotata di torrente di regolazione sia per la deriva che per l'alzo con blocco-sblocco e regolazione di 1/4 di MOA per ogni click, quindi un'ottica in MOA. Abbiamo il reticolo sul secondo piano focale, abbiamo la possibilità di regolare tramite questa terza torretta il parallasse e l'illuminazione, l'accensione e la regolazione dell'illuminazione del dot posto al centro del reticolo. Cosa molto comoda soprattutto per l'utilizzo venatorio. Ragazzi, tutte queste informazioni relative alle ottiche, in questo caso per esempio differenza tra 1000 MOA, come regolare, come azzerare un'ottica, la differenza tra primo e secondo piano focale, come utilizzare correttamente le torrette, la regolazione del parallasse, insomma tutte queste informazioni le trovate ben spiegate sui videocorsi nel sito www.weekendwarriors.it, assieme a molte altre informazioni e videocorsi utili sicuramente per gli appassionati del settore. Ok, bando alle ciance, adesso taratura dell'ottica, facciamo un po' di colpi di prova e ci vediamo per la chiusura.
Ok, allora usiamo questo rest per iniziare la taratura, così risparmiamo qualche colpo e tempo. Ok, quindi spara basso di circa 3 cm, sì, e un attimino a sinistra. Quindi dobbiamo alzarci, se quelli sono 3 cm circa, qua siamo in MOA, per cui sono 2,8-2,9 cm a 100 metri, qui siamo a 25. Vuol dire che diviso 4 ogni click corrisponde circa 7 mm, 7, 14, 21, 28, 4 click in su. Ok, a destra invece di 2 click, quindi destra, dov'è? In là, 1, 2, ok. Ok ragazzi, allora la carabina è azzerata, siamo a 25-30 metri qui, faccio una decina di colpi solamente in appoggio, quindi senza rest, per vedere la precisione dell'arma. È difficilissimo così senza... Vedrebbe un sacchettino. Oh, ce la faccio più, sono anche in sospensione con le gambe.
Oh, ce la facevo più. Bene, beh, considerando che l'appoggio era praticamente inesistente, la carabina non riuscivo a tenerla ferma, ero in una posizione, insomma, un po' del cacchio, direi che la rosata è venuta fuori ottima. Si vede la differenza con quella di prima fatta ad arrest, ovviamente, però super divertente. Allora, eccolo. Allora, questi erano i primi colpi che abbiamo fatto da arrest, quindi l'errore, insomma, abbiamo notato l'errore. Prima correzione, dopo abbiamo un attimo affinato un altro paio di click, non mi ricordo. Comunque, questa era la rosata ottima. Qui invece eravamo, diciamo, senza appoggio, insomma, con un appoggio molto più ballerino. Però, insomma, siamo comunque nel range di 4x4 cm. Il grosso dei colpi sono in 2x2, 2,5x2,5. Quindi direi ottimo risultato. Parola di Francesco Amadori. Bene ragazzi, prove concluse. È inutile che vi dica che la carabina va bene, è ovvio. L'abbiamo vista, è precisissima. La cosa che mi è piaciuta molto è che, come dicevo prima, è molto contenuta e maneggevole, quindi questo permette di poterla utilizzare un po' in tutti i contesti. E il calibro 22 è un'ottima soluzione oggi, laddove i costi continuano a crescere, perché la munizione costa poco e la carabina può essere utilizzata praticamente in tutte le strutture. Quindi c'è la possibilità di divertirsi veramente, sia per chi inizia che anche per i più esperti. Noi la utilizzeremo per un nuovo format, un podcast che faremo sul canale di Weekend Warriors Italia. Trovate qui sotto in descrizione il link per accederci più facilmente. E sarà un podcast dove avremo la possibilità di intervistare degli ospiti, degli amici, e durante l'intervista faremo delle sfide, dei giochini che troverete poi appunto nelle varie puntate. E nelle prossime settimane troverete il video introduttivo appunto sul canale Weekend Warriors Italia, vi consiglio di andare a vedervelo e di non perdervi questa e le prossime novità. Noi adesso andiamo avanti a fare qualche altro giochino e divertirci un po'. Ciao ragazzi!